Beh, una doppia emozione per una persona che comunque con me ha convissuto per 23 anni di vita, una vita a tutto tondo, con tutte le passioni annesse e connesse, dalla musica a questo parco, alla pubblica amministrazione, alla politica, al cinema, alla cultura in generale. Quindi insomma una doppia emozione, un'emozione nel settembre al parco che è stata fortemente voluta, anche se con un inizio timido, con all'epoca quando ero assessore alla cultura con Sergio Abramo, attraverso Una città per cantare, la risposta fu una risposta, ripeto, molto timida, James Brown, Billy Cobham, Salomon Bach, per poi approdare da consigliere provinciale con la presidenza di Michele Traversa alla prima edizione, che con la mia presidenza ha visto altre 5 edizioni straordinarie di musica internazionale, che significa trasmettere ai giovani quello spaccato musicale. Un grazie va a Sergio Abramo, presidente della provincia, e all'amministrazione tutta per aver voluto fare questo tributo a un grande professionista, un grande appassionato della musica come Rino Amato. Serata dedicata a Rino Amato, un ringraziamento all'amministrazione provinciale, al presidente della provincia Sergio Abramo e in particolare a Giacinto Lucchino, Luisa Parrelli, i suoi compagni di viaggio, i compagni di viaggio di Rino, e un grazie a Banda, e un abbraccio a Rino forte. Sì, credo che sarà uno dei concerti più belli, con questa orchestra di oltre 50 elementi. E poi comunque una manifestazione abbastanza riuscita per la presenza del pubblico, e la vera novità non è solamente gli spettacoli, perché siamo ritornati alla vecchia concezione di portare avanti spettacoli incentrati prevalentemente sul rock, ma la vera novità è la veste rinnovata del parco, che tutti quanti stanno apprezzando grazie all'impegno di Michele Traversa, che ha deciso di accettare questa presidenza. Poi stasera comunque è il premio dedicato a Rino Amato, il primo premio dedicato a Rino Amato, lo abbiamo deliberato come consiglio provinciale, quindi lo si farà ogni anno. Ci saranno alcuni premiati che sono persone naturalmente molto vicine a Rino Amato, che insieme a lui hanno costruito anche questo settembre al parco, quindi andiamo in continuità con la discontinuità che è la presentazione del parco, e credo che la gente sta apprezzando tantissimo, soprattutto come abbiamo organizzato queste manifestazioni, ma anche apprezzano questa location, che devo dire è meravigliosa, e sono veramente felice come presidente della provincia di aver organizzato questa ulteriore manifestazione, andando in continuità comunque. Beh, in un contesto del genere sembra realmente di ritornare ai famosi festival rock e pop degli anni 70, infatti si sentono anche le voci del rovescio della medaglia alle mie spalle, che fanno parte di questo contesto. Noi facciamo rivivere quella dimensione del vintage degli anni 70 in un contesto meraviglioso, in questo parco straordinario, con gli Osanna, la grande orchestra del maestro Quadrini e due ospiti d'eccezione, Vittorio De Scalzi e New Trolls, che è un mio mito, e ancora di più lo è David Jackson dei Van de Graaff Generator. Noi facciamo questo omaggio a Bacalov, ma andiamo oltre, perché raccontiamo la nostra storia di musicisti degli anni 70 in questo contesto, in questo settembre al parco. Io sono onorato di essere qui. No, è la terza volta che viene. La quarta volta. Non è la prima volta, quindi qual è l'accoglienza, la E non è la prima volta che vengo a Catanzaro, io mi sento già di casa, perché in questi ultimi anni ci sono stato almeno 4 volte, partendo dal Teatro Politeama, poi approdando al Museo del Rock, e sono arrivato qui in questo contesto molto woodstockiano, quindi voglio dire, sto coronando un sogno di quest'amore per il Sud. Io sono napoletano, Catanzaro è molto vicina alla nostra città, per cui città di mare, città meravigliose del sud, con il sole, il mare, il sole, la luce, il freddo, il calore, l'amore, l'amore, ovunque l'amore.